cielo che non hai occhi e mani chianto. Un popolo, mettete la catena, spugliatelo, attoppate c'è la bucca, è ancora libero. Levateci il travaglio, un passaporto, a tavola ne mangia, un letto ne dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua addotata di pace. A Teatro Amico di Palermo va in scena Ignazio Buttitta, poeta che ha tradotto in versi un intero secolo di storia sociale. La sua poesia è fatta per essere recitata e cantata. Il ricordo è il tributo di uomini che lo hanno conosciuto e che ne hanno apprezzato le grandi doti letterarie. Ignazio Buttitta, un grande poeta del Novecento. Un grande poeta siciliano. Un grande poeta siciliano tradotto in diverse parti del mondo, in diverse lingue, per l'importante contenuto delle sue poesie. Lui affermava, questo lo dicono ormai tutti, che non è il dialetto siciliano, bensì è la lingua siciliana. E io personalmente mi sono appassionato alla sua scrittura, alle sue poesie, venendo da una famiglia povera, dove il siciliano era considerato la lingua dei poveri, e conoscendo Buttitta invece ho capito l'importanza appunto della lingua siciliana. E io non sono un esperto di scrittura, ma così come quando osservo un quadro, se mi dà emozioni, quello è il mio quadro, la stessa cosa mi capita con la poesia. E devo dire che le poesie di Buttitta mi danno tutte emozioni. Ce ne sono alcune in particolare che, anche se potessi sentirle 300 volte, per 300 volte nasce l'emozione. Sono quelle poesie che hanno toccato le corde di tanti di noi, dalla morte di Turiddu Carnevale al Treno d'Usuli, a 20.000 vicciridi. Ci sono delle cose che hanno lasciato veramente il segno, e noi vogliamo fare memoria, e l'abbiamo inserito nelle elegie di Borgata proprio per questo motivo, affinché rimanga la memoria. Un ricordo di Ignazio Buttitta. I ricordi sono veramente tanti, e alcuni sono collegati proprio a vita vissuta. Io l'ho frequentato a partire dal metà anni 70, c'era molta differenza tra di età tra me e lui. Mi ricordo che lui mi cercava, forse era condizionato dal fatto che io ero un allievo apprezzato da De Mauro, e lui con Tullio De Mauro aveva grandi frequentazioni. E poi ho scritto su di lui, forse ha apprezzato quello che ho scritto. Mario Modestini, che rapporto ha avuto con Ignazio Buttitta? Pochi rapporti. Ho musicato tre lavori di Ignazio: I satiri alla caccia, il ciclopo, una traduzione da Pirandello, Il cortile degli aragonesi. Qualche volta ho accompagnato lui e Rosa Balestrelli, che facevano dei recital di poesia e musica. Lui declamava le sue poesie e Rosa cantava, e io suonavo pure la chitarra accompagnando la sua recitazione e Rosa. Una cosa importante è che nel cortile degli Aragonesi, sì, c'è una canzone che è una vastasata, intitolata I Nobili di Palermo, che io l'ho musicata ed è fatto il disco, è molto cantato. Professore Romano, come presidente di Tule, editore, un ricordo di Ignazio Buttitta. Ignazio Buttitta è stato uno straordinario protagonista della cultura siciliana, ed è stato un uomo che ha mantenuto
con le sue idee, con la sua formazione, autoformazione per meglio dire, una sua indipendenza e anche capacità di espressione che lo hanno connotato non solo come un grande poeta ma anche come un uomo straordinario. Noi di Buttita non dobbiamo fare né un feticcio e nemmeno una cartolina, dobbiamo appunto farne un poeta. Un uomo che ha solcato il Novecento attraverso una serie di iniziative e di produzioni anche molteplici che lo hanno visto protagonista del rinnovamento della poesia siciliana e hanno visto anche acuto interprete dei problemi, delle aspirazioni, dei sogni, delle sconfitte, delle vittorie e delle cadute del popolo siciliano in un momento fondamentale che era stato, diciamo, dalla prima guerra mondiale fino alla sua morte, cioè un momento fondamentale della storia, diciamo, del Novecento siciliano e italiano. Buttitta come poeta indubbiamente resta un testimone del tempo, ma anche un innovatore innanzitutto della lingua, perché pur mantenendo, diciamo, fermi alcuni presupposti del siciliano, l'ha molto innovato attraverso un lessico personale e soprattutto una capacità di lettura del presente che guardava molto ai derelitti, alle persone indifese, ma anche alla bellezza e alle contraddizioni della Sicilia. Da questo punto di vista, quindi, Buttitta è stato un testimone ma anche un protagonista, un uomo che sostanzialmente nella sua ideologia di fondo era un socialista nel senso più ampio del termine, cioè una persona che guardava anche non solo ai bisogni ma anche all'impegno diretto, sia durante il periodo, diciamo, fra le due guerre, durante il fascismo, quando lui prese posizione nettamente contro il fascismo, ma anche nel momento in cui la democrazia che si andava a sviluppare in Italia, specialmente con i problemi del latifondo, con i problemi del passaggio della Sicilia da una situazione in cui i baroni, i grandi proprietari terrieri, eccetera, avevano ancora la meglio, soprattutto nei confronti della sua voce contro la mafia. Era appunto il poeta civile che poi fu sempre, e questo è il dato. Perché poi Buttitta è stato un uomo che ha sempre testimoniato questa straordinaria capacità di ergersi al di là di quelle che sono di quelli che sono i momenti storici particolari. Cioè vide che il riscatto, che ancora non è compiuto, fra parentesi, anzi per molti versi noi viviamo ancora in una situazione difficile rispetto a questo problema, passavano da una fuoriuscita dal bubbone mafioso, che naturalmente investiva non solo un certo strato sociale, ma molti strati sociali. Non era soltanto un problema di violenza, era un problema anche di mentalità, era anche un problema di impostazione, diciamo, culturale, di un popolo che non si era, diciamo, liberato da determinate catene anche feudali, eccetera. Quindi a modo suo fu un umanista. Io infatti diffido dalle definizioni di Buttitta, primo periodo parnassiano, poi realista, neorealista, eccetera, eccetera. In realtà Buttitta è stato un umanista. Un umanista nel senso che ha difeso l'uomo, ha difeso la sua totalità, la sua dimensione personale, la sua dignità e l'ha difesa anche nei confronti di potenti vecchi e nuovi. Infatti, pur essendo sostanzialmente cristiano dal punto di vista religioso, era però ferocemente anticlericale, era molto, diciamo, critico. Negli ultimi anni con Pappalardo il discorso un po' cambiò, la Chiesa si era, diciamo, anche rinnovata anche sui temi appunto dell'antimafia, eccetera, però restò sempre, infatti anche l'ultimo periodo è un periodo in cui qualcuno, anche sacerdoti, cioè, si riavvicinarono, ma insomma la cosa fondamentale di Buttitta è che sostanzialmente fu un umanista, quindi guardò l'uomo, guardò la sua dignità, e questo è un grande lascito, insieme naturalmente alla poesia. Poeta non di piazza come qualcuno diceva, ma poeta in piazza, che voleva dire poeta fra la gente, poeta che sente l'umore, che sente i grandi bisogni della gente e li sa trasfondere, e questo è il grande lascio di Buttitta.
Ignazio Buttitta nonno visto da Ignazio Buttitta nipote. Ma com'era questo nonno? Guardi, devo dire che mio nonno è stato, come immaginabile, un nonno assolutamente particolare. Nel senso che, da un certo punto di vista, rispetto a quello che è l'immaginario comune che abbiamo dei nonni, di persone comunque presenti, attente ai compleanni, agli onomastici, pronti a farti il regalo, quello che desideri di più, non lo era assolutamente. Era svagato in queste cose, come lo era in tante altre cose di carattere pratico. Ma quelle occasioni in cui noi stavamo insieme, e ci stavamo tutto sommato spesso, la domenica quando andavamo a trovare il nonno con la famiglia ad Aspra, erano sempre delle straordinarie occasioni di conoscenza, dal punto di vista dei saperi ma anche dal punto di vista emotivo, perché in quel caso lui veramente ci veniva incontro, ci raccontava storie, avventure, ci faceva conoscere la campagna, i suoi compagni che erano anche gli animali, e l'intimità della sua casa e dei suoi pensieri, e giocava con noi, e queste erano delle occasioni davvero indimenticabili che infatti conserviamo nella memoria sia io sia mio fratello Emanuele. Quanto ha inciso sulla sua formazione? Guardi, direttamente io credo che mio nonno non abbia inciso in maniera particolare, se non comunque guidandomi rispetto a certi valori che ho appreso più attraverso mio padre, che li ha comunque acquisiti dal padre, che direttamente attraverso il nonno. Io li sentivo discutere di politica, per esempio, ogni domenica, più che al discutere e litigare. E comunque, sia l'uno che l'altro, nella grande diversità dei caratteri e dei percorsi di vita, sono state tutte e due persone, mi piace ricordare proprio mio padre, persone che hanno, come dire, centrato la loro esistenza sui principi di equità, di giustizia sociale, e mantenendo una profonda coerenza umana e intellettuale. E veniva fumo da casa, e la voce dei figli ci paria a voce della morte che lo chiamava. E no, la voce di sette figli che avete nascere uno a uno, e sette volte correre, qui do gli occori, per cercare a mammana, e sette volte mascolo, femmina, no, la voce di sette figli che vi è cresciuta stente, facendo tutti i misteri per inghiare la tavola e vederla drummiscere i sassi in de brazza d'amati. E no auto in genoglioni, per canzare il paradiso, senza sbirre e carceriere, stanno all'aria tutto il giorno, a giocare in da monnizza, invidiati di riporci, calipiti nuovi stoti, senza cuda e mezzo fanno, sette otto di indolletto, ma ti fate picciriti, dieci teste e vinti peli, una callare carne cotta, è lo tanfo che svapora in ghiatana e qualche mura. Se ci fosse più giustizia, ce ne dassimo ai parrini, capi regola di chiesa, non si possono maritare, non soffressero la fame, l'assistenza non ci mancasse, che i parrini non sono poveri e non pagano le tasse, sento tutte piccinette, sono figlie do signore, o diretto spetto preti come padri protettori, ci leggessero Vangelo e sapessero che i santi sono picche e stanno in cielo, ma l'armare siamo tante. Sento ogni anno diventassero cani nicchi e cani razza, i signori la trivassero in te ville e in te palazzi, ci accattassero le nacche come i figli appena nati, e un dottore dell'armare li curasse dei malati, non
ci dassero a mangiare rimanenti di cucina, ma la pappa preparata con un brodo di gattina e lo latte ogni mattina ci portasse a camarera, come fa con le padrona coi biscotti andavo intera. Cagnoletti da riuna non vedessimo piccetti poveretti, i signori di Palermo sembra Dio le raccomando, è soltanto le preghiere che all'inferno non ci vanno. I signori di Palermo hanno un cuore buono buono e io spero che ci scatta senza lampe e senza trono. 20.000 piccetti nei quartieri di Palermo hanno un nome e un cognome come l'hanno i nostri figli. 20.000 piccinetti nei quartieri di Palermo. Nono Salamone canta storie per eccellenza. Cosa rappresenta per lei Ignazio Buttita? Io sono del parere che Ignazio rappresenta tanto non solo per me, ma per tutti i cantastorie, a incominciare da Ciccio Busacca, che Ciccio Busacca con Buttita ha cambiato il modo di fare il cantastorie, mentre prima cantava storie di gelosie e corna, poi dopo ha incominciato a cantare altre cose, come anche Otello Profazio. Otello Profazio, mentre prima cantava cose insomma molto leggere, poi dopo è diventato anche lui uno che cantava. Cantando Ignazio Buttita ha cambiato anche il suo modo di fare il cantastorie. Io sono nato, diciamo, quasi con Ignazio Buttita, perché sono nato con il teatro di Ignazio Buttita. Abbiamo fatto Lo Pane si chiama Pane a Torino con la compagnia del Teatro Zeta. E quindi poi ho avuto la fortuna e il piacere di incontrarlo, è venuto a Torino, è stato con, poi di girare assieme a lui, ho girato l'Italia assieme a lui, tutte le città più importanti, Milano, Bologna, Napoli. Quindi Ignazio Buttita era anche un grande amico, mi ha dato tantissimo. Sono un Buttita dipendente, se si vuole dire. Signori, grazie. Tanto era stracanciato dall'aspetto, non si conosce dati e cinquantero, dalle sacchette non